Mi chiamo Simone Bartesaghi, sono nato a Lecco il 4 maggio del 1972. Quando avevo 5 anni, i miei genitori si sono trasferiti in Toscana a Lido di Camaiore, vicino a Viareggio, e lì ho vissuto fino a che avevo 25 anni, quando poi mi sono ritrasferito a Milano per motivi di lavoro. Mio padre si chiama Carlo Bartesaghi, mia madre Emma Carletta Bartesaghi. E mio padre faceva il consulente industriale e mia madre la maestra d'asilo. Mi sono laureato all'Università di Pisa in Economia e Commercio e un mese dopo che mi sono laureato ho trovato subito lavoro come consulente e dipendente di una società che si chiamava Georges May, una società americana. Con loro ho viaggiato tutta Italia per un paio d'anni facendo consulenza per i sistemi di qualità e poi sono diventato dipendente di una società chimica come responsabile assicurazione qualità, dove sono rimasto per diversi anni. Quando poi ho sentito che avevo bisogno di allargare le mie esperienze, mi sono messo a fare il consulente e ho tenuto la società con cui lavoravo prima come cliente e ho aiutato altre 8 società a conseguire sistemi di qualità. Alla fine ho creato in pratica una piccola società che faceva consulenza in sistemi di qualità e ambientali. Il 15 ottobre del 2004 io e mia moglie ci siamo imbarcati su un aereo a Pisa e ci siamo trasferiti qui a Los Angeles, per motivi totalmente diversi rispetto ai miei motivi lavorativi originali. Il mio passatempo, il mio hobby quando ero in Italia era quello di scrivere sceneggiature e girare cortometraggi. E con uno dei cortometraggi e una delle sceneggiature ho vinto un premio al Milano International Film Festival e quel premio erano 34.000 dollari per venire a studiare cinema in una scuola qui a Los Angeles che si chiama Los Angeles Film School per un anno. Per cui io e mia moglie ci siamo imbarcati in un'avventura per 12 mesi con l'idea di venire qua a studiare, a vivere l'esperienza americana e poi dopo 12 mesi di tornare a casa e riprendere un po' la nostra vita normale. Era considerata una sorta di vacanza prolungata, ma in qualche modo molto desiderata. E l'obiettivo era in realtà di imparare cinema abbastanza da poter tornare in Italia e eventualmente avere la scelta o di tornare a fare il consulente qualità oppure di cominciare una nuova carriera. Come filmmaker, come regista. Sono partito con mia moglie. Quando ho ricevuto la notizia della vittoria del festival, era febbraio del 2004 e mi davano l'opportunità di partire entro dicembre del 2004, per cui io e mia moglie abbiamo preso la decisione di partire insieme, ma ovviamente c'erano diverse cose che dovevano essere sistemate. Una parte era la mia società, che a quel tempo esisteva ancora come consulenza e quindi dovevo organizzarmi con i miei clienti, dall'altra parte mia moglie che doveva prendere un periodo di aspettativa dall'azienda per cui lavorava e in più ovviamente dovevamo imparare un po' meglio l'inglese, per cui abbiamo investito 8 mesi studiando inglese voracemente per essere pronti quando una volta fossimo arrivati negli Stati Uniti. Noi siamo arrivati a Los Angeles. Mentre ero alla scuola, ho girato diversi cortometraggi e con uno di questi cortometraggi sono riuscito a dare una buona impressione di me, tanto che uno dei miei insegnanti è stata la persona che poi mi ha dato il primo lavoro nell'industria, come la definiamo, e il primo lavoro era come production manager. In realtà la cosa interessante è che, pur avendo studiato regia e sceneggiatura durante quell'anno qui alla scuola, poi il primo lavoro che ho potuto fare è stato un lavoro in cui mettevo insieme le due esperienze, da una parte l'esperienza di sapere come una produzione viene fatta qui negli Stati Uniti, ma ovviamente anche la mia esperienza come esperto in organizzazione, esperienza che ovviamente non mi sono dimenticato, che mi sono portato dietro e che potendola unire alla creatività ovviamente mi rendeva una persona particolarmente efficace, perché da una parte capivo le esigenze dei registi, capivo le esigenze della creatività sul set, ma dall'altra riuscivo anche a organizzare l'ufficio e tutto quello che serviva per la produzione in maniera estremamente efficiente. Quindi in qualche modo sono riuscito a unire i due mondi, quello che ho imparato e applicato in Italia per diversi anni e quello che avevo imparato durante quell'anno alla Los Angeles Film School in termini di cinema e produzione. Adesso ho una società
società di produzione mia che si chiama Siba Media, e sviluppiamo e produciamo film, cortometraggi, video musicali, oltre a questa attività che faccio come produttore e regista e sceneggiatore, mi occupo anche di insegnamento e insegno regia e sceneggiatura al Santa Monica College. Inoltre sono diventato anche autore di un libro che si chiama The Director's Six Senses, i sei sensi del regista, che verrà pubblicato in Italia per la fine dell'anno, tra l'altro ho appena ricevuto l'email oggi. Con questo libro, diciamo, ho cominciato a avere opportunità di avere contatti con altre università e altri insegnanti in giro per il mondo, e quindi è stata un'ulteriore soddisfazione. E 12 anni dopo siamo ancora qua negli Stati Uniti, perché immediatamente appena finito la scuola ho cominciato ad avere delle opportunità di lavoro, e tra alti e bassi adesso sono diventato effettivamente un regista e sceneggiatore e anche insegnante di regia e sceneggiatura qui all'Università della Santa Monica. Da un punto di vista strettamente economico, almeno all'inizio la cosa era abbastanza un disastro, perché rispetto a un'attività di consulenza che facevo in Italia, che era altamente riconosciuta e professionale, sono arrivato qua e ho deciso di ricominciare assolutamente da zero, dal gradino più basso della scala. Ovviamente ci sono voluti, come è necessario ed è anche giusto, diversi anni per fare la scala e portarsi a qualche gradino più in alto e ritrovarsi in una situazione confortevole, diciamo. Però l'obiettivo era quello di fondamentalmente realizzare un sogno, quello di diventare un filmmaker, e questo obiettivo, che in qualche modo quando ero in Italia ho accantonato, pensando che fosse assolutamente impossibile, perché era un sogno veramente e non c'era niente di concreto che lo aiutasse a realizzarsi. Quando sono arrivato negli Stati Uniti ho trovato un terreno nel quale i miei desideri e i miei sogni potevano crescere, e semplicemente ero circondato da molte altre persone che in qualche modo la pensavano come me e apprezzavano il mio sforzo e quantomeno il mio tentativo di realizzarlo. Dopo 12 anni, appunto, avendo realizzato questo sogno nel cambiare professione e diventando un professionista del mondo del cinema, posso dire che tante cose sono cambiate, e sono cambiate per il meglio per quanto riguarda il lavoro, ma anche per il meglio per quanto riguarda l'aspetto personale, nel senso che ovviamente realizzare certi tipi di obiettivi mi ha dato la forza anche di apprezzare altre cose nella vita e anche di avere altri tipi di relazioni. Ovviamente in una società come quella americana, aspetti legati a società in cui moltissime culture si riuniscono e uno è esposto a queste culture costantemente, ci si rende conto della varietà e della bellezza in realtà della civiltà, da qualsiasi punto del mondo arrivi. E la parte che manca di più sicuramente sono gli amici storici, sono quelle e la famiglia che ovviamente abbiamo lasciato negli Stati Uniti e che abbiamo lasciato in Italia, anzi, e che ovviamente ci mancano, e qualche volta andiamo a trovarli, qualche volta vengono loro, ma ovviamente le relazioni sono un po' cambiate da quel punto di vista lì. Un sacrificio che almeno per ora ci sentiamo valsa la pena di fare, con l'idea di quello che siamo riusciti a ottenere sia io che mia moglie qui negli Stati Uniti. Come insegnante di cinema al Santa Monica College, e poi appunto come autore, faccio seminari un po' in giro, mi capita spesso di incontrare molti giovani e fortunatamente anche molti giovani italiani. Inoltre con la mia società stiamo cercando di organizzare delle opportunità per far venire e per sponsorizzare borse di studio di giovani filmmaker italiani che vogliono venire a studiare qua negli Stati Uniti e poi eventualmente riportare quell'esperienza e quelle nozioni che imparano qua in Italia per contribuire all'industria cinematografica italiana. Il fatto di essere in un college mi dà l'opportunità di contribuire
per quei giovani, appunto, che arrivano da qualsiasi parte del mondo e anche dall'Italia, nell'età in cui si formano maggiormente, nell'età in cui più chiaramente hanno idee su quello che può essere il loro futuro, ma anche hanno più dubbi su quali possono essere le strade per poterlo raggiungere. Cerco di tornare in Italia più o meno una volta l'anno. Negli ultimi anni è successo una volta ogni 2 anni, e generalmente cerco sempre di mescolare almeno una parte, ovviamente per la famiglia e per gli amici, ma anche aspetti professionali di lavoro. Generalmente torno in Italia nel mese di maggio, quando ci sono alcuni festival a cui posso partecipare, poi c'è Cannes in Francia, e quindi diventa un mese in cui tra lavoro e piacere fondamentalmente ha senso tornare in Italia. Altrimenti qua non esistono vacanze lunghe, non c'è la vacanza ad agosto, per cui in realtà durante l'anno ci sono magari tanti lunghi weekend, ma non c'è mai l'opportunità di prendersi un periodo di pausa lungo quanto un mese, quindi ce lo possiamo permettere fondamentalmente adesso una volta ogni 2 anni. Quando siamo arrivati qui all'inizio, per quasi 3 anni, ogni 2 o 3 mesi dovevamo tornare in Italia alla fine di ogni progetto, di ogni cosa che partiva. Si pensava, ok, finito questo torniamo. Poi succedeva qualcos'altro per cui siamo rimasti sempre qui negli Stati Uniti, e adesso no, adesso ormai abbiamo comprato casa, abbiamo sia io che mia moglie 2 carriere avviate, e almeno per il momento non c'è la necessità o il desiderio anche di ritornare in Italia. C'è il desiderio decisamente di fare cose con l'Italia. Sto scrivendo delle storie che sono ambientate in Italia, sto cercando di creare collaborazioni con gli italiani sia qui a Los Angeles e anche in Italia per poter produrre film e poter dare opportunità ad altri filmmaker italiani di fare lo stesso. E la voglia in qualche modo è quella di raccontare storie italiane che vadano un pochettino al di là dei cliché che in qualche modo ci hanno imposto anche dall'estero, qualche modo di far vedere valori italiani che qualche volta anche gli italiani stessi si sono dimenticati di avere. Quindi questa è un pochettino la mia relazione in questo momento con la madrepatria. Ci vuole tanta energia, tanto convincimento, bisogna non distrarsi mai fondamentalmente, ma in realtà uno può fare veramente quello che vuole nella vita. Gli ostacoli sono più nella mente che reali, e penso in qualche modo di rappresentarne un buon esempio per questo. Un consiglio agli italiani, posso darne due? Il primo è: credete in voi stessi, credete in quello che potete fare, perché tutto è a portata di mano. Sta veramente alla singola persona lottare abbastanza per ottenere quello che vuole. Il sistema lo facciamo noi. Il sistema è creato dalle stesse persone che ti impediscono di fare certe cose, sono le stesse persone che in realtà hanno gli stessi sogni. Quindi credere in se stessi è la prima cosa, e considerare che tutto quello che si fa può avere delle conseguenze e degli impatti a livello sociale. L'Italia sembra avere eletto a propria immagine il personaggio del furbo, e in qualche modo quello ci sta punendo da tanti punti di vista. Se invece si ritornasse ad altri tipi di valori che tutti dovrebbero condividere, probabilmente ci sarebbero molti meno problemi. Il furbo come eroe nazionale non aiuta nessuno, penso. Quindi il consiglio è: non cercate di fare i furbi, cercate di lavorare sodo, cercate di credere nei vostri sogni, e probabilmente vi meriterete che questi sogni diventino realtà. E tanti saluti da Simone, da Los Angeles. Ciao!